Benvenuti su Ultimora Gossip TV. Vanessa Ballan avrebbe perso la vita il 19 dicembre scorso, vittima del suo amante Buyar Fandai, un kosovaro di 41 anni. Dopo l'omicidio, Fandai è stato prontamente arrestato e ha sempre mantenuto il suo silenzio. Dopo un mese dal tragico gesto, l'assassino di Vanessa ha fatto la scelta di parlare con i procuratori dell'omicidio. Ciò potrebbe portare a una ricostruzione completa degli avvenimenti. Prima di iniziare, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale e attivare le notifiche per essere costantemente aggiornato. È un gesto semplice, ma per noi è significativo. Grazie! Dopo circa un mese dalla drammatica morte di Vanessa Ballan, emergono ancora i dettagli dell'evento, in cui si ipotizza che il 41enne kosovaro Buyar Fandai sia il responsabile dell'omicidio della donna. Vanessa, al momento del suo assassinio, era in attesa di un nuovo arrivo. L'autopsia ha rivelato che la gestazione della donna si collocava tra l'ottava e la decima settimana. Ora è di vitale importanza stabilire chi fosse il genitore del bambino. Al momento, sono solo ipotesi che la gravidanza abbia scatenato la furia omicida del kosovaro di 41 anni. Le indagini, comunque, proseguono senza sosta. Secondo la ricostruzione degli avvenimenti, Vanessa Ballan aveva concluso la sua relazione con l'amante la scorsa estate, ma questi aveva cominciato a perseguitarla. Buyar Fandai aveva minacciato Vanessa di svelare ogni dettaglio al marito, a meno che lei non avesse mantenuto ulteriori rapporti con lui. Il 25 ottobre scorso, il 41enne kosovaro aveva inviato un video inequivocabile a Nicola Scarpinello, spingendo Vanessa a confessare tutto e a denunciarlo. Poco dopo, si era scatenata la sua furia omicida. Il 19 dicembre, Buyar Fandai è stato fermato subito dopo aver compiuto l'omicidio di Vanessa Ballan e ha mantenuto il suo silenzio fino ad oggi. Le autorità lo accusano di omicidio volontario aggravato. Nel frattempo, tuttavia, la strategia difensiva del suo avvocato sarebbe stata modificata. Circa un mese successivamente, l'uomo avrebbe deciso di cooperare, come dichiarato alle avvocate Chiara Mazzocato e Daria Bissoli. L'interrogatorio è stato pianificato per il 30 gennaio successivo. Le due avvocatesse hanno declinato la richiesta di liberazione che era stata precedentemente presentata, appellandosi a alcune falle individuate nell'organizzazione delle accuse. E voi cosa ne pensate? Se lo desideri, ti preghiamo di mettere un mi piace e lasciare un commento con le tue opinioni. Non dimenticare di iscriverti al canale e attivare le notifiche per restare sempre aggiornato.